vi abbiamo chiamati per così mettervi a conoscenza della proposta che abbiamo fatto in regione in merito all'IRAP sulle ASP. Sostanzialmente la risoluzione cosa chiede? Chiede che l'IRAP che pagano le ASP, che oggi ha un'aliquota dell'8,5%, venga quantomeno equiparata a quella che pagano le cooperative, cioè un 3,21%. La regione incassa circa 9 milioni di euro dall'IRAP alle ASP. Chiaramente questa discrepanza tra l'aliquota che pagano le ASP e l'aliquota che pagano le cooperative crea un palese vantaggio per le cooperative. Noi riteniamo che ci debba essere la stessa opportunità anche per le aziende pubbliche di servizi alla persona di poter fornire i servizi adeguati ai cittadini e che quindi insomma il risparmio che avrebbero i comuni da questo minor pagamento, questo minor importo che devono versare alla regione venga appunto utilizzato per i servizi ai cittadini e rimangano all'interno, questi soldi rimangano per l'uso all'interno delle ASP stesse. È una battaglia secondo me molto importante anche perché quando si parla di scelte di campo la regione deve essere chiara. Oggi con questa sperequazione delle aliquote si attua di fatto una concorrenza sleale tra le cooperative sociali e le aziende di servizi alla persona che non sono aziende che devono fare utili o impresa, ma si rivolgono alla persona e quindi con questa disparità di aliquote una stessa struttura verrebbe a gravare di un'imposta maggiore se fosse gestita direttamente dalle ASP. Se invece fosse gestita da una cooperativa sociale avrebbe tasse minori. Questa è una sperequazione che noi chiediamo alla Regione di eliminare. Ci tengo a precisare che qui ci sono diversi consiglieri comunali perché questo lavoro è stato portato avanti in tutta la Regione da numerosi consigli comunali, sono circa una ventina. Noi abbiamo anche presentato un'interrogazione al riguardo per chiedere all'assessore Petitti cosa ne pensasse di questo nostro punto di vista. Non ci è piaciuta la risposta perché l'assessore ci ha detto che per sopperire al mancato introito si dovrebbe aumentare o l'addizionale IRPEF oppure si dovrebbero andare a tagliare le spese riguardanti il settore sociosanitario. Secondo noi non è così, secondo noi andrebbero fatti dei tagli alla spesa in maniera diversa. Basti citare i 5 milioni di euro di vitalizi che spenderà la Regione nel 2005 per pagare i vitalizi agli ex consiglieri. Già solo con quello, se pensate che la Regione incassa 9 milioni di euro dall'IRAP alle ASP, ma ne spende 5 per gli ex vitalizi, già con quelli potremo più che dimezzare l'aliquota. Noi abbiamo fatto una proposta che è chiara, cioè queste risorse secondo noi devono essere utilizzate in un certo modo. A Rimini ad esempio è stato detto gli asili gestiti dal comune costano troppi soldi, costano troppe risorse e non possiamo permettercelo. Ecco che secondo noi la strada opportuna, secondo loro la strada opportuna è quella di esternalizzare i servizi ai privati. Ma perché i privati riescono a essere più competitivi? Un esempio l'abbiamo qui con la questione dell'IRAP. Ecco quindi che il comune e l'ente pubblico deve mettere nelle condizioni le ASP di essere più competitive. Una volta che queste ASP sono più competitive, allora ritorniamo a parlare di quelle che sono, come dire, le scelte e le priorità. È evidente che in questo caso noi abbiamo l'opportunità di rendere queste ASP più competitive rispetto alle cooperative private e quindi noi crediamo che una delle priorità che la politica si debba dare sia quella di fare delle scelte. In diversi comuni è già stata approvata la stessa mozione che abbiamo depositato anche qui in Regione proprio per chiedere la riduzione dell'IRAP alle ASP e che quindi essendo stata approvata in molti casi è stata votata anche dallo stesso PD. Vedremo una volta che la discuteremo qui se il PD della Regione darà ascolto ai suoi territori oppure no.